Ciao a tutti ragazzi, siamo sempre qui nella mia cucina semplice, sono sempre Fiore per voi e oggi andiamo a preparare un secondo velocissimo, gustosissimo, che piace molto anche ai bambini, perciò statemi bene ad ascoltare. Io li chiamo fazzoletti, sono dei fazzoletti di carne, io in questo caso uso le fette di tacchino, preferisco la carne bianca, voi potete usare sia petto di pollo, vitello, vitellone, le carni rosse sono un po' meno indicate. Perciò andiamo a provare questi fazzoletti speciali di tacchino. Gli ingredienti che andiamo a usare per questo secondo, come vedete, userò delle fettine di tacchino, del prosciutto cotto, delle damer, poi degli asparagi che io ho già precotto, perciò sono già pronti. Se voi li avete freschi o congelati, vi consiglio sempre di cucinarli prima. Poi avremo del burro, un pizzico di sale, del pepe e dell'olio e delle fiocchettine di spago per legare questi fazzoletti, perché questi fazzoletti saranno ripieni. Cominciamo la preparazione. Ho steso queste fettine di tacchino, ci metto un pizzico di sale all'interno, poi del pepe, metto del prosciutto cotto sempre all'interno, una fettina di edam che io ho già messo a metà e tre asparagi, vedete? Così. Questo è il ripieno. Prendo il filo, lo faccio passare sotto fino a metà, chiudo questo fazzoletto con i due estremi dello spago, sigillo bene. E questo è il nostro fazzoletto. Ne prepariamo subito un altro, un pizzico di pepe, di sale, scusate, pepe, prosciutto cotto e damer, i tre asparagi, pigliamo il nostro spago, lo facciamo sempre passare sotto, sono semplici passaggi, chiudiamo, sigilliamo e il nostro fazzoletto è pronto. Questi sono i nostri fazzoletti e adesso andiamo a cucinarli. Accendiamo il fuoco, togliamo del burro prendiamo un filo d'olio e aspettiamo che il nostro burro si sciolga bene. Bene, il nostro burro si è fuso, mettiamo subito i nostri fazzoletti. Avremo sui 5-8 minuti, non di più, di cottura. Chiudiamo. E lasciamo che il calore faccia la sua cottura. Passati i pochi minuti, fate così per aumentare bene la vostra cottura. Bagnate la carne con la salsina. Chiudiamo e continuiamo fino a quando la carne è cotta. Siamo arrivati alla fine, spengo il fuoco, do un'altra, come si dice, una bella oliata alla carne, ha fatto anche la sua bella crosticina. Vi consiglio di lasciarlo riposare a fuoco spento per un paio di minuti, così sarà ancora più gustosa. Guardate che meraviglia! Ecco,
impiattiamo. Aggiungiamo il suo olietto. E questo, ragazzi, è la mia proposta per un secondo. Buonissimo, ragazzi, datemi retta, è veramente buono e i vostri bambini saranno veramente felici di mangiarlo. Ragazzi, grazie ancora di avermi seguito. Mi raccomando, provate anche voi, mandatemi le vostre foto e avvisatemi di tutte le cose che avete bisogno di poter sapere. Mi raccomando, seguitemi sempre sui miei social, Instagram, Facebook e YouTube. La mia cucina semplice by Fiore. Ragazzi, non ci resta che mangiare. Ciao, alla prossima! Mi raccomando!